Pronto il pick and roll con Totè, che cerca il pallone sotto invece per Haralampopoulos, che non riceve. Totè poi con il tap-in di 2-2. Totè per il consegnato da Dudarkman, non guarda nemmeno il ferro, va da Citam che prende, spara la bomba del contro sorpasso. VL 21-13, Hackett contro Haralampopoulos, sotto lo schiacciato per Wims, 15 secondi per l'attacco Virtus, giro e tiro di Kyle Wims. Come sempre, esecuzione. Sì. Ogelea, basta, anticambi nella Virtus anche per la VL Lundberg. Due secondi, un secondo fino in fondo. Angolo per il tiro di Hackett dalla lunga distanza. Ah, lì è successo di tutto. Arriva Bellinelli in corsa, subisce il contatto. Oh. Falloso! Marco Bellinelli! Non si chiama fortuna, perché quando lo fai per 20 anni, questo, e metti dentro quel tiro e prendi il fallo e fai incazzare mezzo mondo mentre l'altro applaude, sei Marco Bellinelli. Sì, non è una novità, no. Decisamente. 6:20 dall'intervallo lungo, Dudarkman, c'è il blocco di Totè per fermare Abbas, la penetrazione, il 5 di Pesaro con il canestro agevole di Carlos Delfino, e questo è l'ultimo canestro di Dudarkman. Dalla propria panchina ha trattenuto centro area Schengelia, reverse Camara con la schiacciata, il 39-31. Camara riceve centro area, Visconti lo cancella totalmente, contropiede Pesaro, Haralampopoulos con mano sinistra da manuale da una parte e dall'altra. La Virtus ha la possibilità di fare un altro mini break con Mannion, evita la stoppata, giocoliere Nico Mannion. Moretti lo attacca, anche lui prova a rispondere, un'altra bagata dall'altra parte di Moretti, da tra i due. Mamma 55-50, mia, poi alzata per Wins che decolla in fiera e schiaccia il più 7. 12 secondi di differenza tra i due cronometri, Bellinelli contro Delfino, liberato Hackett per la tripla. Hackett contro Dudarkman, Paco a bloccare, Hackett osserva il ferro, poi che serve fa. Così Ismael Paco che inchioda. Sì, classico garbage time adesso. Mannion alzata per Miki, però c'è anche però tempo per questa super, esatto, giocata. L'ultima azione vince la Segafredo, 88-76 sulla Carpegna Prosciutto. Pesaro sale a quota 38 punti in classifica.